Sì. In questa maniera. Adesso, siccome l'operatore di Hamilton nei sistemi conservativi non dipende dal tempo, non agisce sul tempo, non deriva il tempo. Quindi che mi va che H sia solo alla funzione sì. E il termine P alla meno I tagliato e qui rimane fuori da questa parentesi. Questo è uguale P tagliato. La derivazione rispetto al tempo parziale qui non deriva la funzione psi, ma deriva solo il fattore e a meno i. Solo PR. E in questo secondo termine, che cosa accade? Che ho tagliato. La derivata della funzione esponenziale rispetto al tempo è la funzione esponenziale stessa. Moltiplicato da meno i quarta tagliato e perché devo derivare l'esponente rispetto al tempo. E a meno i quarta tagliato e i. Questa è la derivata dell'esponenziale, poi devo derivare l'esponente rispetto al tempo, mi salta fuori quel fattore. E allora vedete quello che succede qui dentro? Qui dentro succede che meno i per i fa 1, quindi questo e questo si semplificano, h tagliato si semplificano. Quando vado a confrontare questo termine qui con questo termine qui, la parte dipendente dal tempo sparisce perché si semplifica e finisco con un'equazione che non dipende più dal tempo. Adesso, ragazzi, non prendiamoci in giro. Io vi potrei dire che è figata la meccanica quantistica, ma questo è esattamente quello che noi abbiamo fatto quando abbiamo cercato la soluzione dell'oscillatore armonico forzato. Abbiamo scritto la soluzione come c'era la J omega T, vi ricordate? E abbiamo eliminato il tempo dall'equazione, roba che insomma la gente ai tempi di Schrödinger sapeva fare. Il risultato è che io rimango con questo termine qui, che deve essere uguale a questo termine qui, mi rimane la I. A moltiplicare. Cioè rimando con un'equazione che mi dice che l'operatore di Hamilton legato alla funzione d'onda dipendente dal tempo, la psi piccolo, deve essere uguale a un numero cioè questa quantità E per la funzione psi stessa. Ottengo queste equazioni qua. Allora, questa si chiama equazione di Schrödinger al dipendente dal tempo o stazionata. Ma adesso, con le conoscenze che voi avete, che tipo di equazione è questa? Un operatore mi dà una funzione, trasforma la funzione nella funzione stessa moltiplicata per un numero. Che tipo di equazione è? In aula mi dicono differenziale, d'accordo, più generico. No, non cerco la soluzione. Dove l'avete visto? Io agisco su qualcosa e lo trasformo in qualcosa moltiplicato per un numero.
Lo disegno qua. Matrice, ligata al vettore, e lo trasforma in un numero per il vettore stesso. Come si chiama questo in geometria? Un'equazione agli autovalori. Ah, sì. Ok? Cioè, chi sono gli autovettori in geometria di questa equazione? Sono tutti vettori che soddisfano questa equazione qua. E ogni autovettore ha il suo autovalore. Ora vedete qua che cos'è questa equazione qua, in realtà. Questa equazione bombosa. Questa equazione qua è una cosiddetta equazione di autovalori che ammette autofunzioni. Tutte le psi che sono soluzioni di questa equazione qua vengono chiamate autofunzioni dell'equazione. Ok? Allora, le psi è soluzione della equazione stazionaria, solamente autofunzioni. Ad ognuna corrisponde una autovalore specifico. Allora, che cosa vuol dire questo dal punto negativo? Vedo che la lavagna arriva in ritardo, eh. Ci mette un pochino a scaricare il ritardo, non capisco perché. Ah, che vuol dire questo? Vuol dire che una volta che io ho una particella quantistica, no? Che è sottoposta a una certa funzione di Hamilton, no? Allora la particella può stare negli stati psi con R che sono soluzione di sì, deve essere uguale a sì. E in ognuno di quegli stati l'energia vale E. D'accordo? Adesso, giusto un breve rimarco, noi abbiamo detto che A è uguale a meno la tagliata più energia potenziale, l'operatore energia potenziale. Allora uno non capisce chi è questo operatore, perché lui dice: ma come l'energia cinetica era un mezzo mv quadro, è diventata una cosa dove c'è la derivata seconda rispetto a x, y e z. Questo qui come si scrive? Allora attenzione, siccome questo operatore è funzione solo delle continuità. In meccanica quantistica, quando ho qualche cosa che è funzione delle coordinate, chi è l'operatore corrispondente? È semplicemente un operatore moltiplicativo. Che cosa vuol dire?
Se io avessi la forza peso, in meccanica classica, l'energia potenziale della forza peso è l'energia attuale. Classicamente, l'operatore dell'energia potenziale è semplicemente un operatore potenziale, energia bellissima. Ok? Non diventa un operatore differenziale, è semplicemente un operatore moltiplicativo. Se avessi la forza elastica, l'operatore di energia potenziale, nel caso della forza elastica, è un mezzo per x al quadrato, semplicemente. Quindi non dobbiamo avere paura di questo termine qui, perché nell'equazione quello è semplicemente un termine moltiplicativo. Ok? Quindi, se io voglio dire, voglio sapere in quali stati, cioè in quali condizioni si può trovare la mia particella M se è sottoposta a una Hamiltoniana che è una certa forma, che vuol dire che ha una certa forma, che sarà la somma di questa parte qui, l'energia cinetica. Più questa parte dipenderà da quali sono le forze che agiscono sulla particella, quindi l'operatore P dipenderà dal tipo di forze. Se mi domando in quali stati può stare, può stare in tutti quegli stati che soddisfano questa relazione qui. Quindi dal punto di vista pratico, io che devo dire? Va bene, vediamo quali sono le forze che agiscono sul mio sistema. Inseriamo qua dentro l'energia potenziale corrispondente. Prendiamo questa Hamiltoniana, mettiamola qua dentro, troviamo le funzioni che sono soluzione, le funzioni che sono soluzione saranno i miei stati, che mi diranno dove si trova. No, se non ci sono domande, fino a questo punto qui, facciamo un caso pratico, così capiamo proprio bene quello che succede. Se ci sono domande, scrivetele sulla chat. Nessuna domanda. Allora, facciamo un esempio. Allora, torneremo indietro, anzi non torniamo indietro su questa pagina, supponiamo, fate vedere le coordinate come ho fatto, 0, supponiamo di avere una particella che si può muovere solo lungo una direzione. Beh, per semplicità, prendiamo un caso unidimensionale e supponiamo che questa particella, quando si muove, sia sottoposta a un'energia potenziale che dipende solo da x, e diciamo l'energia potenziale 0 se x è non uguale a 0, è infinito se x è maggiore di n, oppure questo è intervallo. Ok. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che se la dovessi fare un grafico della funzione di energia potenziale, l'energia potenziale è che l'energia potenziale è 0 qua all'interno e poi schizza all'infinito ai due estremi. No? Dovrei mandare queste righe fino all'infinito, ma le scrivo in questa maniera. Quindi qui l'energia potenziale è infinita, qui l'energia potenziale è infinita in questa zona e qui
0. Quindi, diciamo, è una buona approssimazione. Allora, qui dobbiamo un po' tornare indietro alla meccanica. Allora, la meccanica che cosa ci dice? Diciamo, meccanica classica. In meccanica classica, noi abbiamo che l'energia meccanica è uguale all'energia cinetica più l'energia. Allora, se io ad esempio l'energia potenziale è data da una curva fatta in questa maniera qua. Quindi può avere dei valori che dipendono da x in questa maniera. E se io dico, va bene, questo è il livello di energia che ha il mio sistema. Cioè, è quanto al valore dell'energia meccanica. E se il mio sistema è conservativo, ovviamente, ma l'energia meccanica è costante, la mia particella si potrà muovere qua, cioè potrà allontanarsi dall'origine o avvicinarsi. Adesso, quando viene a trovarsi in questo punto qua, l'energia potenziale in questo punto è uguale all'energia meccanica. Quindi in questo punto A, l'energia potenziale è uguale all'energia meccanica. Questo che cosa vuol dire? Che l'energia cinetica uguale a zero, no? In meccanica classica. E questo glielo anche non so nel punto B. Glielo anche nel punto B. Se sto in un punto che si trova in una posizione qui, C, in C l'energia potenziale è minore dell'energia meccanica, e questo vuol dire che l'energia cinetica è diversa da zero. Allora, questo è banale in meccanica classica. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se la particella oscilla tra questi due punti, che fa avanti e indietro, e cioè vuol dire che fa un'asse x indietro intorno all'origine, sì, qua sta ancora a scrivere quello che io stavo scrivendo mezz'ora fa. Sta ancora scrivendo, eh? Se questo è quello che succede, vuol dire che la mia particella, quando arriva in A e B, è sempre ferma. Quindi fa avanti e dietro tra A e B. E quindi la particella può esplorare solo lo spazio compreso tra A e B, non può andare oltre. Siamo? Allora, voi capite benissimo che in meccanica classica, se io ho una buca con delle pareti infinite, l'energia potenziale è infinito. Quale energia potenziale è infinito? Se un certo valore energia più che cosa mi dice la meccanica classica? Mi dice che oltre questo punto ci puoi andare, perché se vuoi andare a sinistra di A devi assumere un'energia potenziale infinita, ma tu hai questa energia meccanica, anche se l'energia cinetica va a zero, non puoi assumere quella energia potenziale. Guardando lo schermo, vedo che arriva dopo 3 giorni. Lo stesso vale in questo punto qua. E quindi in meccanica classica,
Io so che la particella rimane dentro la scatola, rimane dentro. Allora, visto che è così rallentato, visto che comunque abbiamo fatto già 45 minuti, facciamo una pausa, così io resetto il sistema e vediamo se diventa più veloce. Allora, sono le 48. Ci ricolleghiamo alle 17. Okay.